di Antonino Sabbia, che è stato appena citato, direttore sanitario della Fondazione Santa Lucia. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, che ringraziamento sono di Rico, quindi non posso esimermi dal farlo. Con Carmelo ci siamo conosciuti un po' di tempo fa e quindi quando ha ritenuto opportuno coinvolgerci in questa iniziativa siamo stati ovviamente ben contenti. Io purtroppo devo farvi vedere delle slide perché devo darvi dei numeri, non per questo chiedendo poi l'intervento dello psichiatra perché potrebbe essere pericoloso. Però l'argomento che mi è stato chiesto appunto di rappresentarvi, come vedete dal titolo, è un argomento che può sembrare abbastanza impegnativo e anticipo, mi permetto all'amico Alessandro Cecchipaone, che non dirò belle cose. Quindi, detto ci siamo questo, abituati anche se non siamo rassegnati. Mai, mai. Detto questo cominciamo, appena il mezzo tecnico ce lo consentirà. Aspettiamo un segnale e chiedo scusa a mia volta all'amico, perché vedete che già mettere a disposizione quello che ci dirà, non so quello che c'è dentro, ma è sicuramente uno strumento fondamentale in tutta Italia. Quindi che ci siano dei numeri, che ci siano delle quantificazioni, vuol dire che oggi in neuroscienze e riabilitazione noi riusciamo a capire cos'è che viene chiesto e cos'è che viene offerto e perché non c'è match fra le due cose. Grazie. Ovviamente le slide rimangono a disposizione proprio perché sarà più opportuno poi magari approfondire alcune tematiche. Allora, a parte la presentazione, io le ho fatte addirittura, le ho portate, più che girare non potevo fare. Allora, andiamo al dunque. Vi do anche qui alcune informazioni relative, probabilmente un documento che molti conoscono, al Piano Nazionale della Cronicità, proprio dei flash. 70-80% delle risorse mondiali in qualche modo investito per le malattie croniche. Sono delle cifre impressionanti. Nel 2020, cioè l'anno prossimo, le malattie croniche rappresenteranno l'80% delle patologie mondiali. E ancora, l'OMS stima che queste malattie che vedete, scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria, disturbi del sonno, colpiranno l'80% delle persone over 65. L'ultima è ancora più impressionante. Per le malattie croniche si stima che la spesa sarà di oltre 700 miliardi di euro l'anno. Quindi stiamo ragionando con delle cifre che sono decisamente significative. Come siamo messi in Italia? Allora, questo è il rapporto di luglio dello scorso anno dell'INPS. Ho cerchiato due numeri. Allora, ad oggi oltre 3 milioni di pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, mediamente per un importo di 420 euro, vuol dire che la spesa oggi della Nazione Italia per queste specifiche attività arriva quasi a 16 miliardi di euro l'anno. Vuol dire che stiamo praticamente investendo mezza manovra finanziaria ogni anno per questo tipo di situazioni. Come ci siamo arrivati a questo tipo di stato? Ieri parlavamo di sport, le persone che fanno sport avendo avuto anche una disabilità sono ovviamente, alla fine hanno fatto un percorso riabilitativo che prevede N tappe, sono quelle che vi rappresento in questa slide che derivano dalla conferenza Stato-Regioni che nel 2011 in qualche modo avviò il piano di indirizzo, quindi l'attività per la quale oggi in Italia si fa riabilitazione. E come vedete c'è un'attività di riabilitazione intensiva, quella ospedaliera, la cosiddetta alta specialità, tipo quella del Santa Lucia, piuttosto che la riabilitazione motoria, la cosiddetta codice 56, poi la riabilitazione estensiva
E infine la cosiddetta riabilitazione di mantenimento, che è l'attività ambulatoriale, il domicilio, l'assistenza domiciliare, la RSA. Su questi aspetti poi farò dei focus e vi rappresenterò, in base agli ultimi dati disponibili, la situazione italiana. Come possiamo immaginare oggi un percorso, visto che è quello che mi è stato chiesto, di assistenza riabilitativa? Ci è capitato, o ci potrebbe capitare, di finire ovviamente in ospedale per un problema, dal più importante al più semplice. È ovvio che se stiamo in qualche modo bene dopo il ricovero ospedaliero, torniamo a casa. E qui potrebbe magari intervenire la ASL con il servizio di assistenza domiciliare. Ma potrebbe anche essere necessario che, a fronte di un episodio come quelli che trattiamo a Santa Lucia, facciamo un po' di pubblicità all'azienda, perché altrimenti mi licenzia il direttore generale. Per darvi un'indicazione, per coloro che non ci conoscessero, di che cosa trattiamo a Santa Lucia, seguiamo fondamentalmente pazienti con gravi patologie a carico del sistema nervoso. Parliamo di ictus, coma, lesione del midollo spinale, malattie neurodegenerative come ad esempio la malattia di Parkinson o la sclerosi laterale amiotrofica o la sclerosi multipla. Quindi immaginate, sono persone che hanno evidentemente bisogno di un elevato grado assistenziale, si diceva prima, multidisciplinare, quindi lo psicologo, il fisioterapista, l'ocupedista, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io entro al Santa Lucia, sperando che possano essere tanti a livello nazionale, e inizio un percorso che può essere il ricovero ordinario, poi diventa magari appunto la possibilità del domicilio o in alcuni casi la necessità di trasferire questa persona in RSA, oppure magari sempre continuando al Santa Lucia con un day hospital piuttosto che un trattamento ambulatoriale o addirittura appunto delle prestazioni un po' più importanti che sono quelle ex articolo 26. Che cosa succede spesso? È che ci confondiamo sulla terminologia. Che cos'è la neuroriabilitazione? Ve lo voglio un attimo ricordare perché è stato oggetto di anche discussioni con gli organi regionali e anche col Ministero della Salute. È tornato indietro per colpa mia, sì. Allora, nel 92, quindi pensate, 27 anni fa, viene emanato questo decreto che definisce quelle che vengono chiamate alte specialità e definisce per la neuroriabilitazione appunto il cosiddetto codice 75. Che cosa ci posso ricoverare in neuroriabilitazione? Lo vedete, le PAR, le tetraplegie, i coma e ovviamente le cerebrolesioni, e definisce anche, non vi annoierò su questo, degli specifici standard strutturali, come deve essere fatta una continuità assistenziale, ma anche ovviamente che cosa poi devo metterci dentro in termini di personale piuttosto che attrezzature. Più recentemente, nel 98, vedete che questo atto della conferenza Stato-Regioni definisce cos'è una grave cerebrolesione, cioè sono quelle patologie gravi del sistema nervoso che possono avere o meno una coma. Quindi quella congiunzione che ho sottolineato, ricordiamocela perché poi dopo ci ritornerà utile. Vi faccio rapidamente vedere, ma proprio come flash, perché la diapositiva può essere complessa, quello che riusciamo oggi a garantire al Santa Lucia a un paziente che si ricovera. Immaginiamo questo come il ricovero, quindi il paziente entra, fa la fisioterapia, logopedia, facciamo la cartella clinica e via dicendo, ma attorno al paziente ruotano N servizi e attività, la neuropsicologia, si diceva prima, piuttosto che la psicologia clinica, la riabilitazione respiratoria, logopedica, eccetera, 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 fino ad arrivare appunto alla tecnologia, che può essere la risonanza magnetica, piuttosto che la diagnostica di laboratorio, o la genetica molecolare, perché molti dei nostri pazienti hanno delle malattie genetiche che chiaramente vanno affrontate. Un tempo eravamo questo. Oggi, per fortuna, la medicina è andata avanti e siamo questo. Cioè la tecnologia è entrata prepotentemente, la robotica, nel percorso assistenziale. Non abbiamo ovviamente sostituito il fisioterapista, il medico, il logopedista, ma abbiamo dotato queste figure professionali di strumenti a vantaggio del paziente. Vi ricordo anche due concetti, i cosiddetti standard assistenziali.
il personale chiaramente poi si trasforma in ore di assistenza al paziente. Allora, il piano di indirizzo per il 2011 prevede che per la riabilitazione del paziente ho a disposizione 3 ore al giorno, per la neuroriabilitazione ho a disposizione oltre 7 ore. Allora, se domani mattina io dovessi essere uno dei 140 italiani che ogni giorno ha un ictus con delle conseguenze gravissime, mi piacerebbe poter fruire della fascia verde di questo orologio, e credo che tutti quanti noi siamo d'accordo su questa affermazione. Ogni giorno in Italia abbiamo 140 ictus con conseguenze gravissime. Gli ictus in Italia sono molti di più di 140 al giorno, eh? Abbiamo 200.000 ictus l'anno. Parliamo di ictus come patologia che riguarda il sistema nervoso centrale, quindi il cervello. Di questi un terzo sono gravissimi, quindi 140 pazienti al giorno. Cosa è successo recentemente? Il Ministero della Salute ha definito con questo decreto degli standard di posto letto, perché giustamente dice la rete ospedaliera deve essere tarata in un certo modo. E cosa ha previsto al punto 2.6? Ve l'ho riportato lì. Lo standard generale di 0,7 posti letto per 1000 abitanti, che comprendono sia la riabilitazione che la lungodegenza. La lungodegenza, vedete, 0,2. Nell'ambito dello 0,5 per 1000, lo 0,02 per 1000 sono dedicati alla neuroriabilitazione. Traduciamoli, così capiamo. Se prendiamo per buona la popolazione italiana, cioè 60 milioni, quasi 61 milioni, ne deriva che praticamente dovrebbero essere 30.000 posti letto per la riabilitazione cosiddetta codice 56 in generale, dovrebbero essere 12.000 per la lungodegenza e dovrebbero essere 1.212 per la neuroriabilitazione a livello nazionale, per trattare quei 140 pazienti che ogni giorno hanno appunto un ictus gravissimo, piuttosto che quei 3 pazienti, cito un nome perché è diventato ovviamente nota la cronica, Manuel Bortuzzo. Ogni giorno abbiamo 3 condizioni tipo quella di Manuel Bortuzzo, chiaramente legate a delle cause, non soltanto per attività delinquenziale come quello del caso di Manuel, piuttosto che le malattie degenerative, ho detto prima, Parkinson, esclerosi multipla. Quindi il numero è enorme di pazienti che hanno bisogno di questa attività. Avendo qualche anno di esperienza come Fondazione Santa Lucia, visto che lavoriamo in questo settore dal 1960, ci siamo resi conto che questo numero era per la neuroriabilitazione non sufficiente. Quindi abbiamo fatto ricorso al TAR. Quando due litigano, si rivolgono a un terzo che definisce chi dei due ha ragione. Il TAR con questa sentenza del 2017 ha appunto detto che, andiamo al dunque, il ricorso fatto dalla Fondazione Santa Lucia doveva essere accettato perché i numeri erano troppo bassi. E appunto chiesto al Ministero di rifare una valutazione tecnica del numero. Il Ministero in realtà non ha fatto questo, ma ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato a marzo di quest'anno si è espresso e quindi ha dato una informazione precisa. Ha detto che questo decreto è una ingiustificata compressione del diritto alla salute, e ha anche aggiunto una cosa importante secondo me, cioè anche ha detto che vi sono settori, la parte in rosso, come quello in esame, cioè la neuroriabilitazione, in cui il diritto alla salute non può che guidare la potestà pianificatoria e programmatoria, e quindi, anche se è giusto il mantenimento della spesa, bisogna trovare assolutamente un'attività per la quale questo specifico settore sia non sacrificabile. Ci dicono, ha vinto la Fondazione Santa Lucia. No, hanno vinto i pazienti, perché il concetto che vogliamo rappresentare anche al Ministero è che dobbiamo giustamente programmare per rispondere a un bisogno di salute. Pensare che 1200 posti letto fossero sufficienti a livello nazionale era evidentemente un dato non corretto. Non ci siamo fermati qui. Abbiamo chiesto alla Bocconi, al Cergas Bocconi, di fare a quel punto anche un'indagine per capire realmente se la nostra idea fosse in qualche modo supportata. E la Bocconi dice questo.
Oggi abbiamo 2200 posti di neuroriabilitazione, la norma ne prevede 1200, di fatto il fabbisogno è di oltre 7000 posti letto a livello nazionale, che vanno giustamente attivati, nel pubblico, nel privato, cioè le strutture che hanno a cuore l'interesse dei pazienti. Ho preso la nostra bella Italia come immagine e l'ho trasformata in standard di posti letto. Allora, questa è la fotografia attuale. Rispetto al famoso standard dello 06, vedete che la classica pelle di leopardo si manifesta, cioè la differenza cromatica ci fa capire come le zone verdi sono quelle molto vicine al famoso 07 complessivo della riabilitazione a lungo degenza, le aree verso il rosso ci dicono la carenza. Ma come attività territoriale? Come siamo sistemati oggi? Cioè praticamente sono quelle attività, per capirci, con tempo si chiamavano invalidi civili. E beh, la situazione purtroppo non è certamente migliore. Quindi se, come si dice, il nostro è il secondo servizio sanitario al mondo, dal punto di vista della riabilitazione di fatto ci troviamo spesso di fronte a 21 realtà tra province autonome e regioni molto diverse da loro, e quindi in questo contesto è abbastanza difficile poter pensare che ci sia un'equità della risposta in termini di salute. L'RSA, altra nota dolente. Questi sono gli ultimi dati che sono riuscito ad avere disponibili relativi a agosto del 2013. Ve la faccio breve. Lo standard è quello di 26 posti letto ogni 1000 italiani over 65. È un dato che rispetto all'indicazione internazionale, come vedete, è quasi di un terzo, dovrebbe essere dai 50 ai 60. Come siamo messi in Italia in distribuzione di RSA? Beh, la situazione purtroppo conferma quanto abbiamo detto. Ci sono dei contesti, il cosiddetto Nord Italia, più virtuoso rispetto ovviamente al centro-sud. Nota dolentissima, l'assistenza domiciliare. Ultimo rapporto sempre del Ministero dell'agosto 2016 ci dice questo. Relativo al 2013 sono stati assistiti, vedete, oltre 730.000 pazienti a domicilio, tra anziani e pazienti terminali. Beh, andiamo al dunque. Per caso trattato il numero è 17 ore medie. Allora, se qualcuno mi dicesse domani mattina esci dall'ospedale e vai a casa, che ti garantisco 18 ore medie l'anno per caso trattato, credo che avremo grosse difficoltà ad accettare questo tipo di situazione. È un dato sottostimato? Probabilmente, ma immaginatevi di passare dalle 7 ore die alle 14 ore l'anno, ok? Siccome non me lo sono inventato, questa è la fonte ufficiale. Che cosa sta verificandosi? Sono allo studio del Ministero due bozze di decreto, in particolare questo che parla di individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione. Cosa dice questa bozza di decreto? Definisce l'unità per le gravi cerebrolesioni, cioè il famoso codice 75, destinata a quelle persone che hanno avuto una grave cerebrolesione. Lo vedete anche voi? Sì. Lo sto sottolineando. Caratterizzata nell'evoluzione clinica da un periodo di coma protratto per almeno 24 ore. E gli ictus? E le sclerosi multiple? E Parkinson? Non se lo sono dimenticati. Sono escluse, devono finire in un contesto assistenziale diverso, che è una struttura cosiddetta codice 56, cioè a più basso livello assistenziale, le famose 3 ore di prima. Questa è una cosa un po' provocatoria, però mi sento di condividerla con voi. Cioè, già sono stato sfortunato, ma non sono stato abbastanza sfortunato? Non è questo, secondo me, l'approccio. Anche perché se non sono stato abbastanza sfortunato alla romana, se la sfiga mi ha colpito abbondantemente, quello che succede è questo. Cioè, almeno una passeggiatina di là per poi tornare di qua mi serve, altrimenti non posso andare in neuroriabilitazione. Perché quello che succede è che questa attività
diversa dalla neuroriabilitazione, il cosiddetto codice 56, che come vedete è un'attività multidisciplinare, medico, terapista, logopedista e tutte le varie figure professionali, compreso l'assistenza sociale, deve essere tale, quindi lo standard di personale, da garantire non 3 ore a dia, perché se la matematica non è opinione, 7 giorni a settimana per 3 fa 21, ma 18 ore a settimana. Un giorno, come Gesù, come buon Dio fece, ci riposiamo. Peccato che il paziente in ospedale non si riposa mai, mai. Che vuol dire in termini pratici? Allora, questo è quello che oggi faccio a Santa Lucia per il paziente che ha avuto un ictus, la signora del midollo spinale, eccetera, eccetera. Se passa questa norma, da domani, miracolosamente, mi scompare una bella fetta di assistenza. E io come lo rimetto in piedi, Nino Salvia, quando passo da 7 ore a 3 ore al giorno? Ho grosse difficoltà a poter poi far recuperare queste persone che, ripeto, hanno un grave postumo legato a queste malattie. Ultime 3 slide e poi vi abbandono con la noia dei numeri. In questa dichiarazione dell'OMS dell'ottobre del 2018 ci dice l'OMS una cosa importantissima, ci dice che tutti i servizi per la prevenzione, le cure palliative, la riabilitazione e via dicendo devono essere accessibili a tutti. Ma perché? Perché se io non ho le cure che mi garantisce il sistema, dovrò pagarle di tasca. Frase rossa. Noi dobbiamo salvare milioni di persone dalla povertà, in particolare quella più estrema, che deriverebbe se questi pazienti si pagassero di tasca le prestazioni. Qualche proposta? Allora, intanto l'offerta attuale, come ho cercato di dimostrarvi, purtroppo coprirebbe un terzo del fabbisogno, forse anche qualcosina di meno. Quindi è necessario a quel punto che si omogenizzi a livello di diverse regioni la offerta, soprattutto che sia importante rivedere anche alla luce del giudicato amministrativo, quindi TAR e Consiglio di Stato, gli standard di neuroriabilitazione, che ripeto non devono essere rivolti a tutti, ma a quelle condizioni cliniche più gravi che necessitano di almeno 7 ore di assistenza. Ovviamente poi prevedere dei percorsi diagnostico-terapeutici uniformi sul territorio nazionale, poi provare anche a programmare quella che è la cura dell'immediata post-acuzia, cioè quando io esco a casa che cosa succede, e quindi in qualche modo garantire un rapido accesso anche alle strutture di lungo degenza. Ma soprattutto provare a potenziare questa assistenza domiciliare, perché altrimenti sarà impossibile pensare di governare tutto in ospedale. I costi sono enormi rispetto all'assistenza domiciliare, che evidentemente ha la possibilità di un più basso assorbimento di risorse. Chiudo con questo signore. Perché? Perché se vogliamo arrivare dopo 7 ore di assistenza al giorno a Santa Lucia, eccetera, eccetera, ad avere magari Carlo Di Giusto che vince i campionati europei, piuttosto che Luca Pancalli che diventa olimpionico, tutti noi dobbiamo fare così, cioè le menti sono come i paracadute, funzionano solo quando sono aperte. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande sono a vostra disposizione.